werd het 1-1 door doelpunten van eerst Vialli en daarna van Dino Baggio. Zo. En omdat Parma de eerste wedstrijd met 1-0 had gewonnen, is de provincieclub de nieuwe houder van de UEFA Cup. En het was ook de week van Weah en Van Basten. Jorge Weah werd eindelijk vastgelegd door AC Milan, dat al lange tijd interesse had in de aanvaller van Paris Saint-Germain. Weah wordt gezien als de opvolger van Marco Van Basten, die zich deze woensdag alweer voor zijn kwetsbare enkel bij de Belgische dokter Martens meldde. Vervolgens werd verwacht dat Van Basten zijn definitieve afscheid bekend zou maken. Maar gisteren kwam het bericht dat hij een akkoord heeft bereikt over een 1-jarige contractverlenging bij Milan. En via Van Basten komen we bij AC Milan, dat woensdag... Volevo een contract a lunga scadenza, io anche. Siamo incontrati, è stato molto molto facile e tutti e due eravamo felici. Ma cosa vuol dire un milanista per te? Ma io guarda, da ragazzino non ero milanista, ero juventino. Poi piano piano lo sono diventato perché giocavo nelle giovanili del Milan e perché mio padre ha avuto un trascorso nel Milan. E adesso la maglia rossonera è mia, insomma. Che è il tuo obiettivo? Ancora? No, obiettivo ogni anno si possono ripetere gli obiettivi come il campionato, come le coppe, però sinceramente la cosa che vorrei di più in assoluto sarebbe vincere qualcosa con la nazionale. Siamo andati molto vicini al 90, ancora più vicini al 94. Il solo titolo chi manca, eh? Sì, ma poi è diverso vincere con la nazionale, perché non è solo i tifosi del tuo club, ma è tutta una nazione che è dietro di te. E che aspetti della partita contro l'Ajax? Non sarà sicuramente una partita come quella col Barcellona, sarà molto più difficile. Non sarà una partita come quella contro lo Steaua anche. Però sai, il Milan deve meritare rispetto perché ogni anno è sempre lì, arriva sempre in finale. Quindi anche se abbiamo perso due volte, quest'anno in finale sarà molto più difficile che quello per l'Ajax. E perdere l'Ajax per una terza volta è possibile? È certo che è possibile. Loro non hanno ancora perso quest'anno, quindi è possibilissimo. Solo per la Coppa, eh? Solo per la Coppa? Sì, contro Feyenoord. Ha perso? Ah, bene, vedi. È possibile. È possibile.